quello che sta per accadere non dovrebbe mai accadere, ma ahimè accade molto spesso in Italia e questo è molto brutto. Bisogna stare sempre con gli occhi spalancati, soprattutto quando si tratta di persone a noi care, persone di una certa età. Te che sbagli a pigiare tardi. No, non è così. Oltretutto io devo partire, ho bisogno del punto. Dai, riprova. La digita con il codice. L'ho digitato, adesso riprovo, ma ti faccio vedere. Ma la seconda volta? In un giorno solo? Io ho bisogno di un prelievo, devo secondo me non stare via. Riprovo, ma ti faccio vedere che non va, infatti non so. Salve. Senta, non è che vuol provare lei? Che abbiamo un problemino, non riusciamo... Magari... No, lei non ci funziona, sarebbe... secondo me è lei che sbaglia, no, però... No, colpa mia. Ma ogni posso tanto vedere. Succede, provi lei, magari. Blocca, ma... Credo ci sia un tasto fuori uso. Però sette, dici? Io quello stavo proprio nel pin. Ah, perfetto. deve fare molta attenzione, perché il 7 forse non funziona. No. Provi un attimo. Ma speriamo che prenda, se no... Lo vedi che lui l'ha preso? Sì. Sì, e allora è facilissimo il suo codice. Perfetto. Signora, le sono caduti dei soldi. Oh, grazie. Ormai è fatta. Conosco il PIN e con la scusa dei soldi caduti, la ladra sta per rubare la carta. Manca un attimo. Non mi date una mano a fermare queste due qui, eh? Ma non hai capito che ti stavano truffando? Queste sono delinquenti. Hai visto? Sembrava tardi, ma si può intervenire in tempo. E questo lo dico anche a voi. Attenzione, non lasciate mai le persone di una certa età a fare questa operazione da soli. Il bancomat, la banca, la posta. Perché dovunque ci sono soldi si diventa vulnerabili, si diventa delle prede. Quindi, come dico sempre io, se una parola è troppa e due sono poche, quali sono le parole giuste? Tre. Chiama la polizia. Bravo. Però... sono belle tutte e due. Ma che vuol dire? Adesso stiamo parlando di una cosa istituzionale. Sono belle. Stiamo a pensare che sono belle. Sono due ladre. Ma... sono belle, sì, sono.